Giancarlo Piva, sono il sindaco di Este e ho il piacere di presentarvi la nostra città. Este è una città paleoveneta, una città che è inserita in un contesto ambientale importante di pregio come i Colli Euganei. Este è una città piena di storia. Vi hanno soggiornato i Veneti antichi, di cui troviamo le vestigia all'interno del Museo Nazionale a Testino. Vi sono i resti medievali e ne è testimonianza il castello della città di Este, dove sono i giardini pubblici della città. Vi sono i resti rinascimentali che sono testimoniati dalle mura della città, dalle mura rinascimentali che stanno vicino al nostro corso fluviale. Este è una città ricca di monumenti civili come sono la piazza, come sono il municipio, come sono tanti palazzi che sono all'interno del centro storico e anche dell'esterno della nostra città, ma ricca anche di monumenti religiosi. Il Duomo di Santa Tecla che riporta una tela del Tiepolo, la Basilica Santa Maria delle Grazie, la Chiesa della Salute, una chiesa di proprietà del comune che riporta il ciclo pittorico di un pittore importante per il Veneto e per l'Italia, lo Zanchi. Este, una città della tradizione, una città che si è fatta il suo nome nel contesto nazionale e internazionale per le ceramiche artistiche. Questa tradizione viene mantenuta, viene portata avanti ancora dai nostri artigiani e nelle loro botteghe. Vorremmo avervi a Este per presentarvi queste e altre bellezze. Este è una città aperta ai turisti, una città che vuole accogliere nel suo contesto ambientale, paesaggistico e storico i turisti. Penso che venire a Este sia una grande opportunità per i nostri vicini, concittadini, per i cittadini italiani e stranieri che vogliono conoscere una perla di questa zona meridionale della provincia di Padova. Vi attendiamo a Este a braccia aperte. Questa è una città antichissima, ha una storia di 3.000 anni ed è una storia molto ricca perché da quasi 3.000 anni Este è una città. Basti pensare che già intorno al VII secolo a.C., quando era un centro importante della civiltà dei Veneti antichi, aveva già una forma urbana. Ecco, le testimonianze di questa civiltà che è stata scoperta nel 1876 da Alessandro Prosdocimi sono conservate nel Museo Nazionale, un museo splendido che è stato recentemente rinnovato e che merita di essere visitato perché ha un'importanza fondamentale proprio per la documentazione della civiltà dei Veneti antichi. Este è una città importante anche durante l'età romana, è l'antica Ateste, di cui parlano gli storici dell'antica Roma, poi declina per circa 6-7 secoli e rinasce dopo il 1000. Qui ci troviamo nella Piazza Maggiore, che è il cuore della città che rinasce dopo il 1000. Alle nostre spalle c'è il palazzetto del gabinetto di lettura, che ha una facciata con un'orditura gotica. È un monumento fra i più antichi per quanto riguarda l'età medievale. Mentre di questa piazza va detto che era nata inizialmente come spazio commerciale, spazio del mercato. Poi, nello scorrere dei secoli, acquista anche funzioni di rappresentanza politica. Per cui noi sul lato, un altro lato della piazza, vediamo il Palazzo Municipale, che ha una facciata del secolo XVIII. Este è importante anche perché qui i veneziani hanno scelto di costruire molte ville.
molte ville, soprattutto sui pendii della collina. E tra queste ville ce ne sono alcune che meritano di essere visitate, anche perché sono diventati dei luoghi letterari. In particolare la villa cosiddetta Byron, che è stata costruita dove una volta sorgeva il monastero dei Cappuccini. E vi ha soggiornato? E vi ha soggiornato pochissimo Byron, forse mezza giornata, ma quello che è importante è che poi ha ospitato Shelley. E lì è nata la grande poesia italiana di Shelley, cioè la stagione della poesia italiana del grande poeta romantico inglese è nata proprio a est, in quella villa. Parli un attimo del Duomo di Este. Dunque, ecco, c'è una fioritura dell'architettura religiosa tra 5 e 600, in particolare il Duomo che noi vediamo oggi è stato ricostruito alla fine del 600, all'inizio del 700, perché quello precedente era praticamente crollato. E nel Duomo, una volta terminato, si è deciso di collocare questa tela, questa pala molto importante, una delle più belle di Giambattista Tiepolo, che è dedicata alla patrona di Este, che è Santa Tecla. Infatti in questo quadro stupendo noi vediamo la martire Tecla che invoca la liberazione della città dalla peste del 1630. All'interno c'è ancora un'altra. All'interno ci sono altre opere importanti, in particolare l'altare barocco del Corradini, un grande scultore di cui esistono anche delle opere conservate a Vienna. Al Duomo c'è anche un'altra testimonianza importante, il corpo di Beatrice d'Este, figlia del marchese Azzo VI. Beatrice d'Este ha ispirato molti poeti provenzali che sono stati ospiti qui a Este all'inizio del XIII secolo. Anzi, è stato detto a ragion veduta che Beatrice d'Este, figlia del marchese Azzo VI, è stata la nobildonna italiana maggiormente celebrata nella poesia, proprio perché poeti provenzali provenienti dalla Francia meridionale, ma anche dalla Padania come Rambertino Buvalelli, le hanno dedicato versi in lingua provenzale.